La vocazione per me è sempre stata qualcosa di misterioso, nel senso che supera ogni possibilità, ogni mia capacità di comprenderla. La parola mistero per me non dice qualcosa di incomprensibile, ma dice qualcosa di inesauribile. E la vocazione, io ormai ho quasi 70 anni, è inesauribile. Non si dice uno ha la vocazione, bene, è una specie di pacchetto ben confezionato che finalmente è riuscito a trovare e che deve custodire per tutta la vita. È un appello che continuamente ti si ripresenta. Quello che stiamo vivendo in queste settimane è un appello molto forte, quindi un appello vocazionale che interpella ciascuno, certamente interpella il Vescovo. Direi proprio che inizialmente c'era un po' la curiosità, devo dire, di capire. Ho condiviso, mi sembra, con il nostro popolo una specie di attesa, un'attesa fatta anche di superficialità, cioè non pensavamo che succedesse quello che è successo. Noi potevamo farcela lì dove lontani i nostri parenti cinesi non ce l'avevano fatta. C'è stato anche questo momento. In realtà poi invece in una maniera molto veloce, anche particolarmente qui a Bergamo, è arrivato l'uragano e quindi lo sgomento che poi è diventato dolore perché insieme allo sgomento, perché i numeri hanno cominciato a moltiplicarsi, i numeri dei malati, i numeri dei morti, i numeri delle famiglie attraversate da questo, perché non sono solo i malati e i morti, ma sono tutte le famiglie, le relazioni, quindi una cosa che è diventata imponente. Io ho condiviso tutto 15 giorni, 20 giorni fa, ormai il tempo passa anche veloce, cioè il mio segretario che ogni 3-4 ore veniva a dirmi che è morto un prete. A Bergamo abbiamo perso 24 preti in 20 giorni, preti anziani, preti meno anziani, preti in case di riposo, preti sul fronte della loro parrocchia. Il vescovo che fa? Beh, il vescovo innanzitutto prega, perché la preghiera prima si diceva qualcosa di invisibile. L'invisibile è una potenza enorme. In ogni caso, la preghiera sì è fatta di parole, ma il cuore della preghiera non si vede, non si vede nemmeno il destinatario della preghiera, ma la preghiera è una forza enorme. La preghiera non cambia le cose, ma la preghiera cambia te stesso e il tuo modo di stare nelle cose, anche le cose più dolorose, più forti. E quindi è veramente necessario pregare. Il vescovo per primo deve pregare per la sua comunità e la sua comunità deve avvertire che il vescovo prega. Io ho tentato di farmi vicino, ho sentito questo appello che mi veniva, ma che nello stesso tempo avvertivo dentro di me. Devo confessare che mi piace molto stare in mezzo. In queste settimane ho avvertito anche l'appello che in questi momenti, in questi passaggi, io dovevo anche stare davanti al mio popolo. Io non sono una grande guida, però ho avvertito che in questo momento io dovevo stare davanti.